davvero per me è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio oggi poter aver ricevuto la bandiera della FISU dal sindaco di Lake Placid. Nel 2025 sarà l'anno delle Universiadi a Torino, i giochi mondiali universitari tornano nella nostra città, è davvero un grandissimo onore per tutti noi, sarà una grandissima occasione di rilancio e di sviluppo anche per Torino. E allora forza e ritroviamoci tutti a Torino il 28 di gennaio proprio per la cerimonia di arrivo della bandiera delle Universiadi nella nostra città. Adesso le Universiadi in Piemonte sono una realtà, il 2025 è vicino e un altro grande evento servirà a promuovere la nostra regione e a creare posti di lavoro nel turismo sportivo. La bandiera dei giochi mondiali universitari dell'Universiade torna finalmente a casa, inizia il conto alla rovescia verso Torino 2025 e proprio per accogliere la bandiera nella nostra città a Torino, sabato 28 alle ore 21 al Palalpi Tour ci sarà una grande festa che il comitato organizzatore vuole offrire a tutta la cittadinanza, sarà l'occasione per accogliere la bandiera a Torino ma sarà anche e soprattutto l'occasione per lanciare la campagna di reclutamento dei volontari, perché ognuno di voi potrà essere protagonista di questo grandissimo evento, ognuno di voi potrà far parte della squadra di Torino 2025 e quindi don't miss the call. Dopo le Universiadi Napoli 2019, ora tocca a Torino per le Universiadi 2025. La Federazione Italiana Universitaria dello Sport Universitario Feder USI è pronta a partire. È finita l'edizione 2023 qua in America, adesso torniamo in Italia dopo aver scollinato, inizierà un percorso fino al 2025 in discesa, naturalmente cominceremo già il 28 gennaio alle ore 21 tutti al Palasport di Torino, al Palolimpico e comincerà lì il percorso che raccoglierà i volontari per il 2025. Questo ci porterà ad avere circa 3.000 volontari, chissà che non possano servire anche per l'Olimpiade 2026.